La provincia di Pescara rinuncia alla possibilità del risarcimento di un potenziale danno all'immagine. La decisione dell'ente di non intraprendere alcuna azione civile nei confronti di Edison Spa a livello di principio potrebbe sollevare qualche perplessità. Stupisce, sconcerta il fatto che complessivamente gli enti pubblici nella Val Pescara, e non parlo solo della provincia di Pescara ma anche della provincia di Chieti, perché anche i chietini hanno bevuto l'acqua contaminata di Bussi, ecco, un po' sconcerta il fatto che non ci sia stata una reazione di massa, diciamo così, nei confronti di Edison per chiedere ai giudici, insomma, anche giustizia da un punto di vista del risarcimento, dal punto di vista dell'immagine. C'è da dire che da un punto di vista invece del risarcimento ambientale c'è una causa civile miliardaria promossa dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Abruzzo. Adesso vedremo quel procedimento civile come andrà a finire. Certo, anche quello sta andando avanti però con una lentezza veramente inaccettabile. La discarica scoperta nel 2007 è in attivo l'intervento di bonifica nell'area Tremonti, partito 2 anni fa, ora si attende il risanamento dei siti inquinati 2A e 2B. Ed è proprio sui tempi lunghi ormai che si gioca la partita. Correva l'anno 2012 quando fu riconosciuto a seguito di un procedimento penale un potenziale danno all'immagine da parte di Edison nei confronti della provincia. Sentenza poi annullata in Cassazione, per cui oggi per l'ente residuerebbe la possibilità di intraprendere un'azione civile. Nel corso dei mesi sono state avviate delle trattative con Edison finalizzate a scongiurare questo contenzioso, che avrebbe comunque comportato dei tempi piuttosto lunghi e avrebbe inasprito i toni di un rapporto che in qualche modo è in fase conciliativa, anche perché la stessa Edison sta già provvedendo a tutta una serie di attività di bonifiche all'interno dei siti potenzialmente inquinati, poi riconosciuti inquinati nel perimetro del SIN di Bussi. Da un lato la provvisionale, cioè quella situazione accessoria che può accompagnare una sentenza di condanna al risarcimento del danno stimato intorno al 1,5 milioni di euro, dall'altro 3 milioni da incassare. Una vicenda di questo tipo, la provincia ha un enorme vantaggio perché ha la possibilità di introitare direttamente quest'anno, entro il 31 di luglio, la somma di 3 milioni di euro da destinare al completamento del liceo scolastico Marconi di Pescara.